In Italia si dice che mancano gli investimenti nel settore idrico e poi scopriamo che Acea fa 200 gare in una settimana, quindi gli investimenti non mancano. Gli investimenti non mancano a livello di singole aziende che hanno la capacità industriale di effettuarli in un momento straordinario dal punto di vista climatico, dal punto di vista della siccità che in qualche modo è collegata, dal punto di vista dei fabbisogni idropotabili che occorre garantire in termini di continuità del servizio idrico. Il problema invece degli investimenti è un problema di sistema, perché naturalmente noi siamo il primo operatore idrico del paese e l'azienda in pochissimi mesi ha avuto la capacità manageriale, economico-finanziaria e tecnica di porre in essere una quantità rilevantissima di investimenti, soprattutto sulle perdite occulte, che ha consentito un recupero di circa il 7-8% sull'intero fabbisogno, per esempio, dell'area metropolitana di Roma, e questo ha garantito alla città di Roma di non avere problemi in termini di continuità proprio del servizio idrico. In altri territori in cui non ci sono realtà industriali che hanno la capacità di intervento rapido e importante come il nostro, non sono stati in grado di fronteggiarli alla stessa maniera. Questo significa che a livello di sistema esiste un problema di governance complessiva per dare una risposta a questo quadro, a questo scenario nuovo di carattere straordinario che le nuove condizioni climatico-ambientali ci impongono, e poi anche di capacità industriale, per cui esiste nel nostro sistema produttivo un problema di frammentazione, come peraltro in molti altri comparti, per cui non si ha spesso la sufficiente dimensione critica industriale per poter fronteggiare una situazione difficile come quella che stiamo attraversando.